Kate Middleton prova a smentire i dissapori con Meghan Markle, ma viene tradita dal suo body language. Le duchesse trascorreranno il Natale divise. Dopo i rumors di forti dissapori tra Kate Middleton e Meghan Markle, dovuti sia al diverso carattere tra le due neoduchesse, sia a presunti attriti tra i due consorti William e Harry, la duchessa di Cambridge smorza i toni e si dimostra serena. Ma credere a questo atteggiamento risulta alquanto difficile date le voci che arrivano dal palazzo reale. Kate Middleton parla di Meghan Markle. La moglie del principe William e madre dei tre principini George, Charlotte e Louis, durante l'ultimo incontro con la folla nella visita all'estero della coppia reale, si è fermata a parlare con Petronilla Sibamba, studentessa all'Università di Leicester e intervistatrice sagace. Quest'ultima, con un sorriso smagliante, ha usato una tecnica furba per far esporre Kate Middleton su un tema su cui nessuno della Royal Family si era ancora esposto in prima persona. In questo modo, Kate è stata intervistata a proposito del suo rapporto con Meghan Markle. La domanda è certamente scaturita dopo il gossip reale dei giorni scorsi, che aveva dato quasi per scontato come nel trasferimento al Frogmore Cottage dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, ci avesse messo lo zampino proprio Kate Middleton. Stando alle voci che arrivano da corte, infatti, le due cognate non si sopporterebbero affatto, anzi. E così, la studentessa ha dapprima fatto abbassare la guardia emozionale alla duchessa di Cambridge, chiedendole come stessero i suoi tre bambini. Con un gran sorriso e un bel tono squillante di voce, Kate ha risposto che i suoi tre pargoletti sono davvero emozionati per il Natale e che quasi non le sembra vero che il piccolo Luisa abbia già compiuto i suoi primi 7 mesi. E così, mentre la felice mamma stava già per allontanarsi, ecco la stoccata dei Petronilla, la domanda su Meghan e il suo bambino. Kate Middleton, a questo punto, non ha potuto esimersi dall'affrontare la questione, provando a fugare ogni dubbio su eventuali tensioni e dissapori tra le due. È un momento così speciale, ha risposto la duchessa, parlando anche del fatto positivo che i suoi tre bambini avranno presto un cuginetto. Guerra o pace tra le duchesse? Nonostante la moglie di William si sia sforzata, con aplomb tutto inglese, di mantenere la calma e rispondere con tranquillità alla domanda, la realtà dice ben altro. Analizzando il tono della sua voce, infatti, si nota come la duchessa non sia riuscita a trattenere i sentimenti e abbia abbassato immediatamente il tono di voce nel parlare di Meghan. Cosa tipica di chi cerca di mascherare i propri sentimenti e rispondere in modo educato, ma non si sa quanto sincero. Del resto, se le voci che arrivano da palazzo si affrettano a smentire ogni dissidio insanabile tra le due donne, è pur vero che sempre dalle stesse voci arriva la conferma di quanto le due siano diverse. La situazione è complicata. Fanno sapere, ma Kate e Meghan sono determinate a mantenere un rapporto positivo, anche se hanno due approcci diversi. Una ulteriore conferma della tensione tra le due che va a riproporzionare la risposta di Kate alla studentessa di Leicester. Una cosa è certa, Meghan e Kate passeranno il Natale divise. Kate e Will saranno ospiti da mamma Carole, mentre Meghan e Harry trascorreranno il loro primo Natale tra i reali. E c'è chi pensa che mamma Kate sia così felice proprio perché trascorrerà il Natale lontana da Meghan.